Ciao, benvenuta o benvenuto sul mio canale. Oggi ti propongo una pillola, ma non di medicina, una pillola video di un borgo italiano. Prima di iniziare ti chiedo la cortesia di un like al video. E se ancora non l'hai fatto, clicca sul pulsante iscriviti e poi attiva la campanella per rimanere aggiornato. Per te un gesto semplice, per me una enorme gratificazione che mi aiuterà a far crescere il mio canale Borghi in pillole in camper. Grazie, buona visione e vai con la sigla. Abbiamo parcheggiato proprio di fronte al parco archeologico. E siccome la mattinata è libera, ne approfittiamo per un giro al piccolo borgo inserito nella lista dei più belli d'Italia. Ci imbattiamo nel Palazzo Calvino del 600, oggi sede del municipio, e nella bella cattedrale di Sant'Andrea del XVI secolo. L'interno è a tre navate divise da colonne a archi a sesto acuto. Al piano inferiore si trova la cripta che ospita la tomba di Maria Donata Orsini, moglie di Pirro de Balzo, duca di Venosa. Ritorniamo ai camper perché alle 15 c'è la visita guidata al parco archeologico. Io intanto mi chiamo Antonietta e sarò la vostra guida oggi pomeriggio e vedremo un po'. Io mi chiamo Mimmo. Tanto piacere per uno allora i nomi. Bene, il nostro itinerario comprende la visita al parco archeologico, dove andremo a vedere resti di epoca romana, paleocristiana e medievale. Dopodiché andremo nella chiesa abbaziale della Santissima Trinità, che ci riserverà veramente una pagina artistica straordinaria. Poi andremo nel centro storico, visiteremo la presunta casa del poeta latino Quinto Orazio Flacco e termineremo la nostra escursione presso il castello ducale. Siamo a Venosa, siamo nella patria di Quinto Orazio Flacco, siamo a 415 metri sul livello del mare, la città conta circa 12.600 abitanti. La sua storia è molto antica e affonda le radici di questa città, la sua storia, nella preistoria. Infatti sono state rinvenute negli ultimi decenni 11 paleosuperfici che hanno restituito resti dell'elefante antico, di rinoceronti, di boss, bisonti, equidi e microfaune. Inoltre sono state rinvenute anche delle industrie litiche, cioè i manufatti che l'uomo preistorico modellava, scolpiva e utilizzava per procacciarsi il cibo. Inoltre è affiorata una diafisi femorale di individuo femminile di età adulta con caratteristiche dell'Homo erectus, datata 350.000 anni fa. Praticamente un frammento dell'osso lungo della coscia destra di una donna, ripeto, le cui caratteristiche sono quelle dell'Homo erectus. Il frigidarium vero e proprio, se guarderemo verso sinistra, vedremo una vasca semicircolare molto profonda dentro cui ci si poteva immergere completamente nell'acqua fredda. Dopo aver fruito del tepidarium, del calidarium e infine del frigidarium. Quindi il percorso era quello, tiepido, caldo, repentinamente il freddo per rassodare, per tonificare i muscoli. I romani la sapevano proprio lunga per quanto attiene appunto l'igiene, soprattutto perché questo era un centro per l'igiene, un centro di aggregazione e anche per la cura del corpo. Ora invece andremo nella chiesa della Santissima Trinità. La storia di questa chiesa inizia tra il V e il VI secolo, quando i primi cristiani di Venosa, su scritture abbattute
di età romana iniziano la costruzione, sempre con materiali di spoglio e soprattutto rispettando la pianta basilicale, rispettando anche la direzione dell'abside verso Qui nacque in questo quartiere l'8 dicembre del 65 avanti Cristo. Visse nella nostra città pochissimi anni. All'età di 10 anni il padre, un liberto affrancato che praticava la professione di esattore delle aste pubbliche, quando intese che suo figlio, il ragazzo, era molto ingegnoso, era molto dedito agli studi, cosa fece? Dovette vendere la casa di Venusia, dovette vendere il podere e con la nutrice Puglia si portarono a Roma. Abbiamo terminato il nostro tour e lo terminiamo nei pressi del castello. Il castello che fu edificato per volere del duca Pirro del Balzo Orsini nasce come maniero, come dicevo poc'anzi, pianta quadrata. Quattro torrioni circolari affondati nel profondo fossato indirizzati verso i quattro punti cardinali. Non c'era null'altro se non un camminamento di ronda che girava intorno al cortile quadrato e chiaramente, visto che c'era un fossato, fu costruito un ponte levatoio.